ecco fatto. Ben arrivato alla missione Fermiamo il coronavirus. Quel virus cattivone che vuole farci ammalare tutti quanti, grandi e piccini. Mi aiuti a sconfiggerlo? Certo che sì, Oreste. Cosa impariamo oggi? A metterci la mascherina. E quanti male. Che ridere. Così non mi riconosce. Ma no, Poppy, non indossare questa mascherina. È davvero una mascherina da carnevale, bellissima, rossa, ma non c'entra. Indossiamo questa, la mascherina di qui non si passa. Ecco, apriamo attentamente naso e bocca. Oreste imbavagliato. Che ridere. Ciao Poppy, ciao Oreste, ma ti sei travestito da chirurgo? Ma no, Alessandro, sono in missione speciale contro il coronavirus. Questa mascherina è uno scudo anche per te contro il suo attacco. Alessandro, hai compiuto 6 anni. No, ne ho 7. Ma non devi assolutamente mettere la mascherina, eccone una. Anch'io la voglio mettere. Aspetta, Poppy, agli orsetti di animali non serve, dai. Voglio metterla. Naso, bocca e anche mento, mascherato io divento. Di qui non si passa! Di qui non si passa! Di qui non si passa! La mascherina serve per non fare passare attraverso il naso e la bocca le goccioline di saliva che noi o gli altri possiamo spandere nell'aria. Occorre proteggerci e proteggere chi ci sta vicino, ecco. Queste goccioline che volano nell'aria sono pericolose? Se sei malato di coronavirus, certo. Oppure lo possono essere gli altri e tu non lo sai. Il coronavirus è così piccolo che occorre il mio fantastico microscopio per vederlo. Eccolo lì, guarda! Salta di qui, salta di là e si moltiplica. La sua strategia è quella di entrare nel nostro corpo attraverso il naso, la bocca e anche quando ci strofiniamo gli occhi. Ma noi, alto là, li bloccheremo! Giusto! Oreste, con la mascherina non capisco. Se sorridi o fai le smorfie. A tutto c'è un gioco. Guarda, Alessandro. Sei contento? Giusto, è così. Hai la bocca all'ingiù, sei triste. Vieni, Alessandro, vieni. È un bel gioco. Mentre noi ci divertiamo. Alto là, coronavirus, ti blocchiamo. La metto anche la mia sorellina, lei ha 4 anni. 4 anni? No, è piccolina, Alessandro. Ci pensano papà e mamma a proteggerla. Devi tenere la mascherina quando vai nei posti chiusi, sei vicino a qualcuno, oppure ogni qualvolta sia necessario. Io ti insegno, si fa così. Vuoi giocare? Certo che sì! Ciao! Ciao!